Ben ritrovati e buonasera ad una nuova edizione del Prima TG. L'Italia, nonostante l'apparente impennata di decessi, si tinge quasi tutta di arancione. Sono sei infatti le regioni che cambiano in meglio, l'Emilia-Romagna, il Friuli-Venezia-Giulia, la Lombardia, il Piemonte, tranne Cuneo, la Toscana, ma con le province di Firenze e Prato che restano rosse fino a sabato 17 insieme alla Calabria, in dubbio fino alla fine. Tre restano ancora in rosso, la Campania, Valle d'Aosta e la Puglia, una retrocede, la Sardegna, che in poco più di un mese passa dalla zona bianca persino a quella rossa. Le nuove ordinanze del Ministro della Salute Roberto Speranza sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia partono infatti dalla giornata di oggi. Nel quadro europeo l'Italia si sta lentamente schiarendo, conferma il presidente dell'IS Silvio Brusaferro, che spiega come il nostro paese abbia raggiunto il plateau a differenza di altri. La lenta decrescita della curva epidemiologica prosegue e fa sapere coinvolge tutte le fasce d'età, ma non solo. Rientrano a scuola per seguire le lezioni in presenza poco più di 6 milioni e mezzo di alunni. Il 77% degli 8 milioni e mezzo di alunni iscritti nelle scuole statali e paritarie, quasi 8 su 10 secondo le stime di Tutto Scuola. Tra loro poco meno di 5 milioni e mezzo di bambini più piccoli della scuola dell'infanzia e gli alunni del primo ciclo, compreso quelli che si trovano in regioni classificate rosse. In tutte le regioni, indipendentemente dal colore, accederanno ai servizi per la prima infanzia, quindi da 0 a 3 anni, anche 356.000 bambini. Secondo i calcoli di Tutto Scuola, saranno dunque 6 milioni e mezzo gli alunni di scuole statali e paritarie che potranno seguire le lezioni finalmente in presenza su un totale di 8 milioni 506.000, quindi quasi 4 su 5. Possiamo provare ora con molta accortezza e con molta cautela a capire come gestiamo una fase in cui le misure producano gli effetti e la vaccinazione sale. All'incrocio fra questi due elementi, con grande attenzione e accortezza, possiamo programmare settimane in cui mi auguro ci possano essere meno limitazioni, ma dobbiamo farlo, ripeto, con grande cautela perché bruciare le tappe può produrre degli effetti molto negativi. E quanto dichiara il Ministro della Salute, Roberto Speranza, a proposito delle prossime mosse della gestione della pandemia Covid-19. Indica poi due novità importanti in arrivo. Il richiamo Pfizer e Moderna a 42 giorni, non più 21 e 28, e la possibilità per gli over 60 di presentarsi agli hub per farsi immunizzare con AstraZeneca senza prenotazione con le dosi residue. Ma la priorità resta quella delle persone sopra gli 80 anni e quelle tra 70 e 80. Il Ministro della Salute immagina un'estate molto diversa da questi mesi, seppur con attenzione e gradualità. Non c'è un'ora X in cui scompaiono le misure, prosegue, ma sono ottimista. Se riusciremo a vaccinare la maggior parte della popolazione, quest'estate, conclude, ci potremo consentire molta più libertà. Arriva con un po' di ritardo rispetto al consueto orario il bollettino di contagi Covid oggi in Italia, divulgato come sempre dal Ministero della Salute. I nuovi positivi sono 9.789, le vittime 358 nelle ultime 24 ore. I tamponi processati sono 190.635, ieri 253.100. Il tasso di positività è del 5,1%, in calo di 1,1 punti rispetto a ieri, quando era stato del 6,2. Sono 3.593 invece i pazienti ricoverati nelle rianimazioni per Covid, in aumento di 8 unità rispetto alla giornata di ieri, nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 167, ieri 175. Nei reparti ordinari sono ricoverate 27.329 persone, in aumento di 78 rispetto alla giornata di ieri. Arriva puntuale invece il nuovo bollettino di contagi Covid in Campania, divulgato dall'unità di crisi regionale. I positivi del giorno sono 1.386, di cui asintomatici 887 e sintomatici 499. I tamponi molecolari del giorno sono 9.473, antigenici 4.608. I deceduti sono 43, 25 nelle ultime 48 ore, 18 in precedenza, ma
registrati soltanto ieri, per un totale pari a 5.817. I guariti invece odierni sono 1.828 per un totale di 261.443. Sul report dei posti letto su base regionale, 656 sono quelli di terapia intensiva disponibili, occupati 136. I posti letto di degenza disponibili sono 3.160, occupati 1.594. Il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, questa mattina è stato in visita a Benevento con il presidente provinciale di Confindustria Oreste Vigorito per dare il via allo sportello di spazio lavoro. La regione Campania è infatti al fianco delle imprese per creare reddito e occupazione anche in questo delicato momento di pandemia. Focus ovviamente sulla campagna vaccinale con un appello importante al governo Draghi. Ascoltiamo un estratto. Chiariamolo ancora una volta, perché la quantità di diossie che ho avuto modo di ascoltare in queste settimane anche da parte di colleghi presidenti di regioni o di presunti esperti giuridici è sconvolgente. L'Italia è vincolata, per aver firmato un accordo europeo, a non andare oltre la contrattazione europea per quanto riguarda 4 vaccini: Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson. Questi sono gli unici vaccini per i quali lo Stato italiano si è impegnato a non fare una contrattazione separata con le aziende. Poi ci sono altri vaccini sul mercato rispetto ai quali non c'è nessun vincolo e rispetto ai quali la Regione Campania non deve chiedere il permesso a nessuno, né al governo italiano, né all'Europa, né alle Nazioni Unite, ma ha solo il dovere di tutelare i propri concittadini, punto e basta. Per questo motivo abbiamo firmato un contratto con l'azienda produttrice di Sputnik, che prevede, immediatamente dopo l'approvazione dell'AIFA, per questo è un delitto, uno scandalo che l'AIFA continui a dormire, prevede la consegna alla Campania di 500.000 dosi di vaccino in 2 settimane, 500.000 somministrazioni, diciamo noi, quindi doppie dosi, vacciniamo, immunizziamo 500.000 cittadini campani. E nell'arco dei 2 mesi successivi 3 milioni di vaccini, con una possibilità di opzione per la Campania di altri 3 milioni di vaccini. Potremmo dare una mano a tutto il Mezzogiorno d'Italia. Il governo italiano dorme. Abbiamo avuto grandi scienziati, ovviamente, che si sono coperti di gloria con valutazioni giuridiche assolutamente idiote, per poi scoprire che in questi giorni la contrattazione con Pfizer se la sta facendo la Baviera, che è la regione più ricca della Germania, e addirittura il governo tedesco, che sta opzionando 20 milioni di dosi di vaccino Pfizer. Ma si può vivere in un paese del genere? Allora, ho detto anche al commissario Figliuolo, ne approfitto della sua telefonata per dire anche a lei che è un delitto il tempo che stiamo perdendo. Perché? Perché è del tutto evidente che abbiamo un limite nella consegna ai vaccini, limite doppio per la Campania. Ma se vogliamo cogliere le esigenze della seconda fase a cui faceva riferimento il presidente Vigorito, la prima fase, il primo anno, era quello dell'emergenza sanitaria e basta. Oggi abbiamo una doppia emergenza, perché dopo un anno di chiusura delle attività economiche è chiaro che dobbiamo tutelare come priorità assoluta la salute dei cittadini, ci mancherebbe altro. Ma dobbiamo anche capire che non reggiamo un altro anno con la chiusura delle attività economiche. Ma stiamo scherzando? Dopodiché ho avuto modo di dire a Figliuolo che anche rispetto agli ultimi orientamenti del governo la Campania la pensa diversamente. Noi completeremo la vaccinazione agli ultra ottantenni, come ovvio, e delle fasce deboli. Dopodiché la politica delle fasce deve finire,
Perché se io voglio rilanciare il settore dell'economia turistica in Campania, non è che aspetto di aver vaccinato fino ai sessantenni e ai cinquantenni, perché devo decidere oggi di immunizzare quei territori. Se voglio fare una campagna di promozione internazionale, ma come si fa a non capire? Non si è fatta attendere proprio la risposta del commissario straordinario per l'emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, alle dichiarazioni del governatore campano Vincenzo De Luca. La campagna vaccinale deve proseguire in modo uniforme a livello nazionale, ha sottolineato il commissario, senza deroghe ai principi che lo regolano. L'obiettivo, si legge nella nota diffusa dallo staff, è quello di mettere al sicuro le persone fragili e le classi di età più anziane, che sono le più vulnerabili all'infezione. Più celeremente si concluderà questa fase, prima si potrà procedere a vaccinare le categorie produttive. Voltiamo pagina e passiamo anche alla cronaca. Alle prime ore di questa mattina i carabinieri e la Guardia di Finanza hanno eseguito misure cautelari nei confronti di 45 persone nelle province di Salerno, Brescia, Napoli, Caserta, Cosenza e Taranto. Le accuse sono associazione a delinquere con l'aggravante del metodo mafioso finalizzata alle frodi in materia d'accise IVA sugli oli minerali, intestazione fittizia di beni e società e truffa ai danni dello Stato. I carabinieri del Comando Provinciale di Salerno e i militari della Guardia di Finanza di Salerno e Taranto hanno condotto in tal senso un'operazione coordinata dalle direzioni distrettuali antimafia di Potenza e Lecce, eseguendo due ordinanze applicative di misure cautelari personali e reali emesse dai rispettivi GIP. Altre 71, inoltre, le persone denunciate a piede libero nell'ambito delle stesse indagini. Le attività investigative hanno dato modo di accertare l'infiltrazione del clan dei Casalesi e del clan Cicala nel lucroso mercato degli idrocarburi nei territori del Vallo di Diano in provincia di Salerno e del Tarantino. Tragedia nella giornata di oggi al centro direzionale di Napoli, quando poco dopo le ore 13:30 una donna è precipitata da un edificio morendo sul colpo. Sul posto è subito giunta la Polizia di Stato e un'ambulanza del 118, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Indagini in corso per accertare cos'è accaduto alla vittima prima di cadere sul suolo. Nessuna pista infatti viene esclusa al momento da parte degli inquirenti. Nell'ambito delle attività di presidio del territorio dell'operazione Strade Sicure del raggruppamento Campania dell'Esercito Italiano su base 7° Reggimento Bersaglieri, sono stati assicurati nella scorsa settimana ben 385 servizi di pattuglia e come risultato sono stati individuati 7 roghi di rifiuti, un rinvenimento di un'auto rubata, 2 veicoli che trasportavano rifiuti abusivamente, 399 persone identificate e 356 veicoli controllati. In particolare, nelle giornate del 10 e 11 aprile, con l'apporto degli assetti Raven, i nuclei specialistici dell'esercito italiano che operano con l'ausilio di automobili e aeromobili con pilotaggio remoto e quindi droni, si è svolta un'attività di controllo, sversamenti e roghi illeciti di rifiuti nelle località di Casa Pesena e San Cipriano d'Aversa. Proprio in questi giorni si è raggiunto il ragguardevole traguardo delle 1000 ore di volo da parte degli assetti specialistici. In questo periodo, infatti, grazie al loro supporto, si sono collezionate preziose informazioni che hanno portato al rinvenimento di discariche abusive, al fermo e sanzioni di persone ree di illeciti ambientali e al controllo di innumerevoli attività commerciali e artigianali. Nel corso delle operazioni di maggior rilievo della settimana scorsa è stato assicurato il necessario supporto di polizia giudiziaria delle stazioni dei carabinieri di Villa Literno, di Castello di Cisterna, con l'utile collaborazione delle associazioni di volontariato che operano a favore dell'ambiente. L'attività si inquadra nelle azioni di primo e secondo livello che si aggiungono ai settimanali Action Day, secondo la programmazione definita dall'incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania nell'ambito della cabina di regia della Terra dei Fuochi, sempre con il coordinamento delle prefetture di Napoli e Caserta. Fruibilità, sicurezza, integrazione di siepi e essenze arboree sono gli obiettivi dei lavori finanziati con i fondi del piano strategico della città metropolitana di Napoli per la riqualificazione di un parco fondamentale per il quartiere Arenella. Ascoltiamo i dettagli e le interviste.
con questi 300.000 euro quasi voluti dal sindaco De Magistris, finanziati dalla città metropolitana, avremo finalmente, quindi oggi partono i lavori, un'area sgamamento cani all'interno del parco, la riqualificazione della fontana, la riqualificazione dell'area giochi con giochi sostenibili, con una pavimentazione antitrauma, quindi per la sicurezza di tutti i bambini, e ovviamente anche la riqualificazione del verde, delle essenze arboree e quant'altro, ovviamente cestini, panchine. È il primo di tanti parchi finanziati dal comune con città metropolitana, i parchi cittadini. Stiamo parlando di milioni di euro a disposizione per il verde e per i parchi urbani. Questo è tutto per restituire sicurezza ma anche bellezza all'interno dei nostri spazi vitali verdi. Sì, siamo contenti che come città metropolitana, insieme al comune ma anche gli altri comuni, abbiamo finanziato tante operazioni per il verde. Quindi questo è uno dei diversi parchi che usufruiscono di questo finanziamento. Stava in condizioni, come potete vedere, difficili, quindi in qualche mese sarà restituito nella sua dignità e nella sua funzionalità al territorio. Nuovo aggiornamento della curva di contagi Covid anche per Caserta e la sua provincia, come divulgato dal consueto bollettino dell'ASL di Terra di Lavoro. I positivi del giorno sono 228 nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono 3 vittime e 227 guariti. I test elaborati sono stati 1633 per un tasso di incidenza pari al 13,96%. Nel saldo complessivo leggera discesa di 2 contagiati in tutta la provincia. Caserta resta in cima per numero di casi attivi, al momento ancora altissimi con 571, seguita da Marcianise con 454 e Maddaloni con 397. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di colore giallo per piogge temporali dalla mezzanotte fino alle 12 di domani, martedì 13 aprile, come riportato in tutta la Campania e sul territorio di Caserta, in particolare Alto Volturno e Matese. Si prevedono locali rovesci e temporali anche intensi, possibili raffiche di vento nei temporali. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da un'incertezza previsionale e rapidità di evoluzione. Si prevedono anche fulmini e grandine. A causa delle raffiche di vento, la Protezione Civile segnala tra le conseguenze derivanti dal quadro meteo previsto anche possibili danni, tra l'altro alle coperture e le strutture provvisorie, nonché la possibile caduta di rami o alberi. Tra i principali scenari di impatto al suolo si evidenziano, tra l'altro, possibili fenomeni franosi e caduta massi anche in assenza di precipitazioni. Possibili anche tra i fenomeni connessi al rischio idrogeologico per temporali di livello giallo. La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda quindi alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure atte a mitigare, contrastare e prevenire i fenomeni attesi in ordine al possibile dissesto idrogeologico e di attivare il monitoraggio del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti. Concludiamo come di consueto anche con lo sport. La Casertana sta giocando in questi minuti in trasferta contro la Viterbese e ci focalizziamo sulla Serie A. Colpo Napoli che con un gol per tempo espugna il Ferraris di Genova, sconfiggendo la Sampdoria grazie alle reti di Fabian Ruiz al 35esimo del primo tempo e Osimhen nel finale di gara, e riscatta la sconfitta contro la Juventus riprendendo così la marcia Champions. La squadra di Gattuso ha avuto almeno 4 occasioni nitide, nette, dopo il vantaggio di Fabian Ruiz per andare a segno, ma non ha saputo concretizzarle, mentre la compagine di Ranieri nella ripresa ha avuto l'occasione di andare molto vicina a segno con Quagliarella. Ha annullato anche un gol a Tosby alla mezz'ora con l'analisi del VAR. Al 42esimo del secondo tempo però arriva il gol che chiude la gara. Balde perde palla a centrocampo, Mertens ne è entrato, la recupera e lancia Osimhen che brucia Yoshida battendo Audero con un destro in diagonale. Così l'analisi di Ranieri a fine gara. La squadra ha giocato bene, ha dato filo da torcere al Napoli, poi abbiamo tirato il fiato, gli azzurri hanno preso campo e hanno avuto molte occasioni. Nel secondo tempo abbiamo cambiato sistema di gioco, ci siamo messi a rombo per non andare in difficoltà. La gara però è stata bella, combattuta, difficile. Sapevamo del valore del Napoli come giocatori e quello di Gattuso come allenatore. Ho fatto però i complimenti alla mia squadra, l'importante è lottare sempre e avere voglia di vincere.
Questa era la nostra ultima notizia, vi lascio con i programmi in prima serata, infatti oggi ci dedicheremo al cinema. Intanto appuntamento a domani mattina ore 6.55 live con una nuova edizione della rassegna stampa di Teleprima. Alla prossima!